Cosa stai girando qui a Roma? Sto girando Aurelio Zen, la storia di un detective italiano, scritto da uno scrittore inglese che adesso non mi ricordo il nome, non ha importanza, e per la BBC con Left Banks, che è la produzione inglese. Aurelio Zen è interpretato da Rufus Sewell ed è una storia di un detective italiano che con problemi politici, mafiosi dell'Italia, scritto un bel po' di tempo fa da questo scrittore inglese, però estremamente e purtroppo troppo moderni, senza cadere nei particolari. E io sono la segretaria del prefetto, lui appunto il detective questore della questura di Roma, e con lui io diciamo sono la parte della famiglia, la parte amorosa, perché ci innamoriamo e grazie a me riesce anche a scoprire qualcosa in più, perché appunto posso entrare nei file degli altri detective e riesco a scoprire qualcosa in più. Quanto ti affascina la televisione internazionale? Le serie televisive inglesi e americane in particolare stanno avendo parecchio successo, una sorta di età dell'oro questa qui. Devo dire che le sceneggiature sono scritte molto bene, perché hanno quasi un taglio cinematografico con uno studio dei personaggi in maniera cinematografica. A differenza della televisione, la cattiva televisione e un buon cinema è che i personaggi non sono approfonditi, rimangono solamente in superficie. Invece, questo come 13, il complotto che rifaccio appunto adesso a Toronto, i personaggi sono profondamente costruiti e scolpiti come se fossero personaggi cinematografici, per cui non, niente rimane in superficie. Televisione spesso racconta un'Italia un po' da cliché, anche il cinema, film come Andrea Toscano o When in Roma raccontano un'Italia un po' strana. Quell'Italia che vedremo in questa serie invece com'è? Più realistica? È molto più realistica perché non raccontiamo l'Italia, ma raccontiamo delle parti, dei casi di omicidio, dei casi omicidio mischiati con la politica, però non vogliamo essere smaccatamente italiani e tutti gli attori sono inglesi e nessuno scimmiotta a fare l'italiano. Quindi è una serie, uno degli episodi che sono estremamente inglesi, trattati con l'humor inglese, tant'è vero che, nonostante io comunque il mio personaggio è italiano e tutti i personaggi sono italiani, le battute e l'humor è tipicamente inglese, quindi per questo spero, non credo, che cadremo nello stesso problema di avere un cliché dell'Italia che noi italiani non crediamo. Quando ti vedremo di nuovo in Italia, a parte a teatro? La mia voce ce l'avrete in Cinecittà Babilonia e un documentario bellissimo che andrà, speriamo, al Festival di Venezia nonché a Cannes, sulla storia del cinema fascista, e poi appunto a teatro con Donna Flore e i suoi due mariti. Ma è uno spettacolo che riprendi? Siamo obbligati dalla richiesta dei teatri, siamo obbligati E a riprenderlo. quindi vedrete, perché l'anno scorso non avete toccato alcune città, credo la No, stessa perché in tre Roma non ha. mesi non è possibile rifarlo, quindi ora facciamo. Hanno fatto una scelta vera e propria di fare Milano la prima parte e ci sarà Roma e Quirino a febbraio. L'ultima domanda, insomma, tu sei l'unica attrice italiana, insomma, una delle pochissime attrici italiane che lavora stabilmente in Francia, in Italia, in Inghilterra, in America. Che tipo di responsabilità è questa? Non so se è una responsabilità, credo che ho la fortuna e la sfortuna, perché la fortuna giustamente di essere più internazionale, di poter contare ogni anno su una produzione o italiana o francese o inglese o canadese americana. E la sfortuna anche che diciamo un po' mi perdo, perché giustamente non facendo, concentrando la carriera solamente in un paese, si hanno due o tre film che escono in continuazione, invece io diciamo che sono molto parsimoniosa con le mie immagini in ogni paese, che ha i suoi pro e i suoi contro, giustamente. L'ultimissima battuta, 007 ha avuto una battuta di arresto, l'MGM ha bloccato la produzione, tu hai partecipato a quello che sarà il film di maggiore successo della storia di 007, un tuo pensiero su questa situazione, perché quando l'hai presentato, il film aveva giustificato grandissimi incassi, Sì. anche quello successivo, dopo Casino Royale, ha anche
Sì, Quantum of Solace aveva avuto questo successo, ma Non quanto il nostro. quanto ti, insomma, che tipo di pensiero ti dà questo? Beh, fa un po' paura perché se la Metro Goldmayer, al di là della sua storia, produce dei film che incassano così tanto quanto Casino Royale o quanto Quantum of Solace e poi non riesce più a produrre un altro, diciamo che fa tanta paura per l'aspetto economico di questo mestiere oggi. Quindi se una Metro Goldmayer può fallire, speriamo che non esista questo per, diciamo, per i più piccoli, perché al di là della crisi che stiamo vivendo in questo momento, questo è un altro campanello d'allarme, quindi speriamo che la Metro Goldwyn-Mayer possa trovare i finanziatori per poter risollevare, per poter riprodurre il prossimo James Bond e soprattutto perché la cinematografia sia rimanga importante che soprattutto lo Stato in ogni paese possa sovvenzionare, come fa la Francia, sovvenzionare il cinema perché fa parte della cultura del mondo.